Una commissione ristretta per capire quanto successo a Ragusa nei giorni del caos, la mancata apertura del nuovo ospedale, decisione assunta dalla sesta commissione sanità all'ARS. Un'estate di fuoco e fiamme in Sicilia come raramente si è vista in passato, e un incendio in un campo in corta a ridosso dell'ospedale Cussardi aveva preoccupato le maestranze del nosocomio. Il comune di Vittoria a fianco di Coldiretti a difesa dell'agricoltura, la giunta comunale dice no al trattato CETA in maniera di libero scambio tra Canada e Unione Europea. La burla delle province, così l'onorevole Nino Minardo sulla riforma delle province, ha definito una telenovela della peggiore sceneggiatura durata 5 anni grazie alla rivoluzione Crocetta. Una convenzione tra Comune di Ragusa e Sai Trasporti per avviare il tour del barocco tra Ragusa e Modica e Scicli, con autobus scoperti, obiettivo valorizzare il turismo della provincia. Benvenuto a un appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia. Occorre avviare al più presto il trasferimento al nuovo ospedale di Ragusa, così il presenta la sesta commissione all'ARS Giuseppe Di Giacomo durante l'audizione ieri a Ragusa presso Palazzo dell'Aquila, formata tra l'altro anche una commissione ristretta che dovrà capire quanto è successo per la mancata apertura del nuovo nosocomio. Nel corso dell'audizione della sesta commissione sanità all'ARS presieduta dall'onorevole Giuseppe Di Giacomo e svolta sia presso il comune di Ragusa, per affrontare la questione inerente alla mancata apertura del nuovo ospedale, è stato deciso di nominare una commissione ristretta formata dagli onorevoli Giuseppe Arancio, Enzo Fontani e Alessandro Cappello. Obiettivo: ascoltare primari, operatori e tecnici e capire quanto è successo, incoraggiarli e sostenerli con mezzi e risorse ove necessari in questo momento critico, nel rispetto del bene supremo della salute dei cittadini. La commissione si metterà dunque da subito al lavoro, mentre rimane prioritario, passata l'emergenza, il trasferimento al nuovo ospedale nel più breve tempo possibile. Appare infatti delittuoso, rileva lo stesso Di Giacomo, non far usufruire ai pazienti BLE di questa imponente e avanzata struttura, le cui vicende sono complicate per comportamenti aziendali da tutti ritenuti inqualificabili. L'impegno unanime rimane quello di normalizzare i disagi in 2 settimane e trasferirsi quindi al nuovo ospedale entro l'estate. Poi, riguardo all'audizione, Di Giacomo ha spiegato che non siamo venuti a crogiolarci in sterili polemiche, ma per rimboccarci le maniche e dare una mano dovuta e sostegno agli operatori sanitari. Vogliamo quindi contribuire a ricostruire il prestigio di quella che fino a qualche tempo fa, nel suo piccolo, era la migliore ASP siciliana. Intanto oggi al pronto soccorso di Vittoria del Guzzardi c'è stata una manifestazione di protesta messa in atto dall'amministrazione comunale per accertarsi che l'ASP abbia assegnato i medici di cui ha bisogno il presidio sanitario. Oggi scadeva il termine dell'avviso pubblico emanato dall'ASP per reclutare nuovi medici anche per il pronto soccorso del Guzzardi e stamani l'amministrazione comunale ha promosso una manifestazione di protesta proprio per accertarsi che i medici in questione siano stati assegnati. E tutto questo alla luce del fatto che ad oggi il presidio del Guzzardi costa di 2 medici a fronte agli 8 previsti dall'organico. Guardate, ieri io in Commissione Regionale Sanità ho attaccato duramente questa direzione, perché è impensabile pensare che il pronto soccorso di Vittoria, che ha 46.000 accessi annuali, rispetto ai 31.000 ad esempio di Modica o di Ragusa, dove a Modica e Ragusa abbiamo 8 e 9 unità mediche, a Vittoria ne abbiamo 2. È un'assurdità. Quindi intanto noi chiediamo, e già la direzione avrebbe dovuto trasferire delle unità mediche qua, almeno per trovare un equilibrio e per dare la possibilità ai cittadini vittoresi di essere curati, così come merito, perché noi non siamo cittadini di serie C, nessuno si può permettere di trattare la città di Vittoria e i vittoresi in questo modo, così come ha fatto il direttore Aricò. Dall'altra parte oggi scadono le presentazioni e le domande per l'avviso pubblico, per la reperibilità di nuove unità mediche. Noi chiediamo una cosa chiara, che chi ha partecipato venga assegnato a Vittoria. Noi chiediamo almeno l'assegnazione di 5 medici in questo ospedale e in questo pronto soccorso, e quindi noi occuperemo questo pronto soccorso fino a quando noi non avremo la certezza dell'assegnazione di questi medici, di queste unità mediche. Con la salute non si può scherzare. Come forze politiche già qualche giorno fa avevamo lanciato un allarme alla direzione generale. Il pronto soccorso di Vittoria vive una situazione di enorme disagio, la vivono i cittadini di Vittoria e del comprensorio
provvisorio che si riversano sull'ospedale di Vittoria e la vivono anche gli operatori sanitari, quindi medici e infermieri, che hanno un carico eccessivo. Solo 2 unità su 8 previste in organico presso il pronto soccorso di Vittoria. Abbiamo con forza chiesto alla direzione generale un implementamento, la previsione di nuovi medici. È stato emanato qualche giorno fa un bando dall'azienda sanitaria provinciale, che la cui scadenza è oggi, e quindi attenderemo le determinazioni della direzione generale perché prenda atto della emergenza in cui vive oggi il pronto soccorso di Vittoria ed assuma tutti gli atti conseguenti e necessari perché finalmente Vittoria possa essere trattata allo stesso modo delle altre realtà mediche e di pronto soccorso della provincia. E poi un altro triste capitolo riguarda gli sfratti in provincia. Stamane c'è stata ancora un'esecuzione a Comiso per una casa appunto venduta all'aste. Una donna in gravidanza si è sentita male, è stata soccorsa dall'ambulanza al 118. Questa mattina una rappresentanza, il Movimento Forconi, guidata da Mariano Ferro, si è portata a Comiso in via Vivaldi per uno sfratto di una casa venduta all'aste con prezzo vile. Lo afferma il leader appunto dei Forconi Ferro, che parla di uno stato ingiusto, che sfratta una famiglia composta da una vedova con 2 figlie, ovvero una ragazza madre e una in gravidanza. In questo modo, dice Ferro, vengono tutelati i truffaldini e gli sciacalli e non le persone oneste in difficoltà. Durante le fasi dello sfratto, la donna in gravidanza si è sentita male ed è stata soccorsa dall'ambulanza al 118. Sono seguite anche delle fasi concitate, anche per la presenza di numerose persone, molti curiosi, che sono accorse nel luogo dell'esecuzione di sfratto. Intanto Gino Giacca e lo stesso Ferro hanno deciso di sospendere l'incatenamento che avevano messo in atto mercoledì nell'atrio della prefettura di Ragusa. Un'estate di fuochi e fiamme come quella di quest'anno sicuramente raramente si era vista in Sicilia, isola che dove solo poche zone si possono ritenere fortunate, per il resto è bollino rosso ovunque, le fiamme che hanno anche interessate le adiacenze dell'ospedale Guzzardi. La Sicilia continua a bruciare, molto spesso c'è la mano dell'uomo. In questa torrida estate 2017, focolai più o meno di piccole o grandi dimensioni continuano a tenere con il fiato sospeso diversi centri dell'isola, come recentemente nel caso di Chiaramonte e Gulfi. Una situazione che conferma ancora una volta come la regione sia carente, anche su questo versante, per quanto riguarda mezzi di soccorso e organico per gli interventi. Anche il territorio di Vittoria è stato oggetto in questi giorni di incendi, dapprima con le fiamme che hanno attinto alla Valle dell'Ippari e ieri mattina con un incendio che si è sviluppato in un campo incolto nei pressi dell'ospedale Guzzardi. Fiamme che, spinte dal vento, si sono elevate abbastanza alte con la situazione che sembrava alquanto preoccupante. Si era infatti addirittura pensato di far evacuare quella parte dell'ospedale che era stata sommersa dal fumo e che aveva provocato non pochi disagi a pazienti e operatori sanitari. Poi fortunatamente il fumo si è diradato, mentre i vigili del fuoco hanno fatto la loro parte domando non senza fatica l'incendio. In cenere naturalmente il terreno incolto, mentre gli stessi vigili del fuoco la conferma che si è trattato di un rogo per cause accidentali. A Vittoria i carabinieri arrestano un sorvegliato speciale per violazione delle misure di prevenzione cui è sottoposto. L'uomo, un algerino di 45 anni, invece di trovarsi a casa era a passeggio con un altro pregiudicato. Nel corso di controlli del territorio, i carabinieri della compagnia di Vittoria hanno sorpreso ieri sera in via Marsala un sorvegliato speciale che transitava a piedi, intrattenendosi con un altro pregiudicato del posto e violando quindi la misura di prevenzione cui è sottoposto. Si tratta di un algerino di 45 anni, Munir Ben Siandi, che doveva invece trovarsi a casa e avendo anche l'obbligo di soggiorno nel comune Ipparimo. L'algerino è stato quindi condotto presso la caserma di via Garibaldi, da dove, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Ragusa. Sono tuttora in corso accertamenti da parte degli inquirenti per capire le ragioni per le quali il pregiudicato non si trovava presso il proprio domicilio a quell'ora della giornata. Nelle ultime ore 481 migranti, tra cui 61 minori, sono approdati al porto di Pozzallo. La polizia ha fermato 5 scafisti, 2 egiziani, 2 gambiani e 1 originario delle isole Comore, mentre la polizia che ha sentito appunto alcuni testimoni che viaggiavano a bordo del natante che era stato poi soccorso. Quest'anno presso l'hotspot di Pozzallo hanno già fatto ingresso 3.873 migranti in occasione di 21 sbarchi.
Il Comune di Vittoria, a fianco della Coldiretti a difesa dell'agricoltura, è stata approvata infatti una delibera di giunta che la impegna ad avviare azioni verso Parlamento e Governo per evitare il trattato di libero scambio tra Canada e Unione Europea. La Giunta Comunale di Vittoria ha approvato una delibera per esprimere la posizione critica dell'amministrazione comunale rispetto al CETA, ossia il Trattato di Libero Scambio tra Canada e Unione Europea. Con la delibera in questione, in pratica, la Giunta si impegna a intraprendere iniziative per sollecitare i membri di Parlamento e Governo ad impedire l'entrata in vigore nel nostro Paese di questo trattato, arrestando il processo di ratifica dell'accordo e adottando ogni azione utile ad evitare l'eventuale applicazione, anche provvisoria, di questo trattato. L'input per la formulazione della delibera è arrivato dalla Federazione Provinciale della Coldiretti. Già durante il nostro recente incontro a Roma presso il Ministero dell'Agricoltura, ha spiegato il sindaco Moscato, abbiamo avuto modo di illustrare ai dirigenti del Dipartimento i danni causati dalla concorrenza sleale dei prodotti esteri, dalla mancata regolazione del mercato e dalle frodi alimentari. Per questa ragione abbiamo fatto nostre le preoccupazioni della Coldiretti e abbiamo approvato la delibera volta a dare un segnale forte all'intero mondo politico. Il trattato CETA, conclude Moscato, rischia in pratica di travolgere i prodotti made in Italy più prestigiosi, arrecando ulteriore danno alla nostra agricoltura già in crisi profonda. Intanto il Consiglio dei Ministri ha stanziato 8 milioni di euro a valere sul fondo per l'emergenza nazionale, inclusi anche i danni provocati dagli eventi meteo, come quello dello scorso gennaio in provincia di Ragusa. Per l'attuazione dei primi interventi al ristoro dei danni causati da emergenze nazionali, il Consiglio dei Ministri ha stanziato ieri 8 milioni di euro. Una specifica decisione è stata assunta in particolare per la provincia di Ragusa di Palermo, per gli eventi meteo di elevata intensità che hanno determinato, come è noto, lo scorso gennaio, una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, movimenti franosi, esondazione di corsi di acqua con conseguenti allagamenti e danni alle attività agricole e produttive. Per la senatrice Venera Padua si tratta di una decisione quanto mai importante e opportuna, utile a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione venutasi a determinare. Visto appunto che la situazione di emergenza per intensità ed estensione non è stato possibile fronteggiare con mezzi e poteri ordinari, si è fatto ricorso a questo provvedimento straordinario. La Padua tiene anche a sottolineare come si tratta di una prima risposta del governo nazionale che non potrà sicuramente servire a coprire completamente i danni, ma saremo vigili, afferma, affinché vengano adottati provvedimenti simili nei prossimi mesi. Per l'onorevole Nino Minardo, in merito alla riforma delle province in Sicilia, siamo, dice il parlamentare modicano, alla grande burla, una telenovela della peggiore sceneggiatura durante 5 anni con la, ironicamente ovviamente dice, rivoluzione Crocetta. L'approvazione in Commissione Affari Istituzionali alla Regione Sicilia, che prevede il ritorno all'elezione diretta per presidente e consiglieri di Liberi Consorzi Città Metropolitane, conferma quanto sia stata confusa e approssimativa la riforma voluta da Crocetta. E quanto afferma l'onorevole Nino Minardo, che parla di telenovela dalla peggiore sceneggiatura durata un quinquennio e che ha creato solo danni, soprattutto alla provincia di Ragusa e ai territori più piccoli, sempre più isolati ed emarginati. A cosa è servita la tanto conclamata rivoluzione Crocetta, si chiede Minardo, se non a tornare indietro, a commissionare gli enti, a nominare i commissari dei commissari. In questi anni sarebbe stato invece corretto lavorare ad una riforma per rafforzare gli enti e rivedere le competenze, pensando a dimezzare il numero degli eletti della Giunta, oltre alle loro indennità. E questo sarebbe stato sicuramente un segnale concreto di taglio alla spesa pubblica, senza togliere ai cittadini la possibilità di scegliere i loro rappresentanti locali. Una riforma che con gli anni si è trasformata in assurdità, conclude Minardo, assumendo le sembianze di una burla, e purtroppo questa non è l'unica beffa della legislatura Crocetta. Ottimo pagina, dopo la bandiera blu, a Ragusa è assegnata anche la bandiera spighe verdi, ambito riconoscimento, conferita a Roma dalla FE e da Confagricoltura. Presso la sede del Ministero dell'Ambiente si è svolta la cerimonia di consegna della bandiera spighe verdi, conferita quest'anno al comune di Ragusa assieme ad altri 26 comuni italiani. Il riconoscimento è stato istituito dalla FE e da Confagricoltura per premiare appunto quei comuni rurali che siano candidati per aver efficacemente sfruttato e valorizzato il proprio territorio con le produzioni agricole, la gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata e l'accessibilità e qualità dell'offerta turistica. La bandiera è stata consegnata all'assessore comunale Antonio Zanotto, appositamente arrivato nella capitale per ritirare il premio. Ancora una volta, ha dichiarato l'esponente Giunta Piccitto, viene premiato il lavoro svolto da questa amministrazione che conquista la prestigiosa bandiera Spighe Verdi.
e questa conferma del buon operato di questa amministrazione comunale che ha tra i propri obiettivi la valorizzazione del patrimonio agricolo e rurale che in questo caso viene anche sfruttato turisticamente. E sempre a Ragusa la Giunta Comunale ha approvato intanto uno schema di convenzione da sottoscrivere con la SAES Trasporti per il Tour del Barocco. In pratica si viaggia da Ragusa a Modica e Scicli con autobus scoperti. Valorizzare le attrattive turistiche attivando un servizio di autolinea regionale a mezzo autobus scoperti che collegano Ragusa, Modica e Scicli. Per attivare questo nuovo servizio la Giunta Comunale di Ragusa ha approvato uno schema di convenzione che adesso dovrà essere sottoscritto con la SAES Trasporti. In particolare è previsto che per ogni corsa alla durata di 1 ora e 50 minuti siano attuate delle fermate nell'ambito dei tre comuni interessati che garantiscono la salita e discesa dei passeggeri oltre al pagamento di una tariffa unica per l'intero giro denominato Tour del Barocco. Avviare un nuovo servizio di autolinea turistica, ha dichiarato l'assessore al turismo nella Disca, che prevede l'utilizzo di autobus scoperti, è certamente un modo per valorizzare ulteriormente il nostro territorio. Il Tour del Barocco avrà quindi caratteristiche predeterminate e a fronte del pagamento di una tariffa unica verrà data ai fruitori del servizio la possibilità di salire e scendere dall'autobus alle fermate stabilite. A Marina di Ragusa è assolutamente infelice la scelta di collocare 10 stand in legno in piazza Torre col sito che è stato abbruttito. E quanto sostengono dal movimento territorio, dicono che si è tolta la vista giornaliera della nostra spiaggia, del nostro mare, così come l'incantevole paesaggio notturno. Oltre a tutto ciò, gli stand in questione, dicono da territorio, hanno circondato per tutto il perimetro il resto dell'antica torre di Mazzarelli, per la felicità dei turisti che la volessero fotografare. L'amministrazione comunale, dunque, secondo territorio, avrebbe fatto meglio a scegliere un altro sito e non certo il nucleo storico della frazione balneare. Il calcio, la nostra avventura col calcio finisce qui, così il presidente della città di Ragusa, Giovanni Vitale, che dice basta dopo 13 anni ed è pronto a passare la mano. L'esperienza della città di Ragusa con Giovanni Vitale, presidente, arriva al capolinea. Ieri infatti il numero uno azzurro ha detto stop all'avventura con il calcio dopo 13 anni vissuti con grande entusiasmo e risultati importanti. La società è pronta quindi per essere rilevata e senza debiti alle spalle. Assieme al presidente, ieri nel corso di una conferenza stampa, anche il vice Angelo Paternò e il direttore sportivo Massimiliano Vitale, che come è noto avevano nei giorni scorsi rassegnato le dimissioni dai rispettivi ruoli. Per Vitale il calcio Ragusa rischia di morire se non ci sarà qualcuno pronto a rilevarne le sorti, sorti di un gruppo che ha fatto bene per tanti anni e che però si è reso conto di non poter più proseguire. Una dirigenza, quella azzurra, che ha quindi preso atto del disinteresse nei confronti del calcio da parte della città, lasciando comunque un titolo con 90% di probabilità di poter essere ripescato nel campionato di eccellenza. Durante l'incontro si è parlato anche della stagione ormai alle spalle e alle ingiustizie subite da parte della squadra, addirittura del fatto di dover chiedere scusa al presidente del comitato regionale della FIGC. Nessun insulto o offesa, ha ribadito Vitale, ma abbiamo posto soltanto una questione reale, essendoci sentiti fortemente penalizzati. Possiamo fermarci, breve pausa dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Eccoci al riepilogo dei fatti in primo piano. Una commissione ristretta per capire quanto successo a Ragusa nei giorni del caos, la mancata apertura del nuovo ospedale, decisione assunta dalla sesta commissione sanità all'ARS. Durante l'audizione di ieri a Palazzo dell'Aquila ha deciso che saranno ascoltati primari, operatori tecnici e sanitari per capire appunto quanto è successo in quei giorni, ma anche per incoraggiarli e sostenerli in questo momento critico. Un'estate di fuoco e fiamme in Sicilia come raramente si è vista in passato e un incendio in un campo in corsa a ridosso dell'ospedale Cuzzardi aveva preoccupato le maestranze del nosocomio. Fiamme spinte dal vento che si erano levate abbastanza alte, si è anche pensato di far evacuare quella parte di ospedale sommersa dal fumo, poi la situazione è migliorata grazie anche all'opera preziosa dei vigili del fuoco.
il Comune di Vittoria a fianco di Coldiretti a difesa dell'agricoltura. La Giunta Comunale dice no al trattato CETA in maniera di libero scambio tra Canada e Unione Europea. Con l'approvazione della delibera, la Giunta si impegna ad avviare iniziative per sollecitare Parlamento e Governo ad impedire l'entrata in vigore del trattato e quindi arrestando il processo di ratifica dello stesso accordo. La burla delle province, così l'onorevole Nino Minardo sulla riforma delle province, ha definito una telenovela della peggiore sceneggiatura durata 5 anni grazie alla rivoluzione crocetta. A cosa è servita, si chiede Minardo, la tanta conclamata rivoluzione crocettiana, se non a tornare indietro e a nominare commissari dei commissari? Sarebbe stato allora più corretto rafforzare gli enti e rivedere le proprie competenze. Una convenzione tra Comune di Ragusa e SAE Trasporti per avviare il tour del barocco tra Ragusa e Modica e Scicli, con autobus scoperti, obiettivo valorizzare il turismo della provincia. Sono previste per ogni corsa fermate nell'ambito dei comuni interessati che garantiscano la salute alla discesa dei passeggeri, oltre al pagamento di una tariffa unica per l'intero giro denominato tour del barocco. Per il momento è tutto, grazie come al solito per l'attenzione. Appuntamento alle prossime edizioni.